Il referendum sui servizi pubblici locali si basa su alcune bugie. La prima bugia è quella che viene espressa dicendo che la legge che si vuole abrogare vorrebbe privatizzare l'acqua. L'acqua invece resta pubblica, è pubblica, la legge conferma la pubblicità dell'acqua. Una delle norme che si vogliono abrogare è proprio quella che conferma il fatto che l'acqua è patrimonio della collettività. Secondo, le infrastrutture, cioè acquedotti, depuratori e quant'altro, restano pubblici. L'acqua è dello Stato. Le infrastrutture sono in parte dello Stato e in parte degli enti locali, restano pubbliche. Terzo, per quanto riguarda le tariffe sono stabilite da un'autorità pubblica. Quello che si vuole cambiare, che si spera si riesca a cambiare con questa legge, è di spezzare i monopoli locali, cioè quelle strutture che sono società, sono enti, ma ormai sono quasi tutte società, che sono appartenenti agli enti locali, i quali da decenni gestiscono il servizio idrico e gli altri servizi pubblici in maniera fallimentare, questo è sotto gli occhi di tutti, e lo gestiscono attraverso la politica, perché in queste società o enti dominano i partiti politici locali. Queste società o enti sono strumento della lotta politica locale.